Gran Premio di Gran Bretagna, pieno di sorprese e ricco di novità, perché debutta la Sprint Race, ma soprattutto arriva la nuova monoposto 2022 presentata da FIA e Liberty Media. La gara molto interessante, perché comunque ci sono stati contatti importanti che hanno eliminato Verstappen subito al primo giro alla curva 6, ma soprattutto abbiamo avuto il ritorno di Lewis Hamilton sul gradino più alto del podio. Parleremo di Ferrari, ma iniziamo a presentare i nostri ospiti. Come sempre Elisa Donati con noi. Ciao Fabiano, sì, abbiamo tantissimo di cui parlare anche questa sera, un'ora insieme, tantissimi ospiti, e andremo a approfondire non solo l'argomento Ferrari, perché Leclerc con la sua seconda posizione, con una grandissima gara, ha fatto davvero bene a Silverstone, però Lewis Hamilton è riuscito a strappare proprio sul finale quel primo posto che tanto agognava negli ultimi appuntamenti. Non solo questo, tanto altro, Verstappen comunque sta bene, l'abbiamo visto, è uscito, però insomma le sue condizioni sono buone. Chi fa la benzina di Lewis Hamilton, il carburante, il lubrificante di Lewis Hamilton? Questa sera qui con noi abbiamo Andrea Dolfi di Petronas, responsabile ricerca e sviluppo dell'area vetture, motorsport soprattutto. Buonasera Fabiano, buonasera gentili ascoltatori. Benzina, ma non solo, anche lubrificante, molto importante. Quindi il pacchetto intero, soprattutto con motori che devono durare così tanto. Umberto Zappelloni sempre con noi. Buonasera, buonasera a tutti. E Alberto Antonini, che per Formula Passion ci aiuterà a inquadrare l'argomento di questa settimana, quindi una gara veramente molto movimentata. Buonasera. Partiamo subito con i contenuti molto interessanti. Un Leclerc che ha fatto una gara straordinaria, parte molto bene, riesce a gestire al meglio tutta la condizione che si è verificata in curva 6 al primo giro, evitare l'incidente e portarsi in testa, ma a quel punto poi fare veramente una gara senza errori, sfruttando al meglio le coperture morbide. Questa è la sua intervista. È un weekend fantastico. Certo, sono molto dispiaciuto di aver perso così vicino alla fine, ma fa parte delle corse. Lewis è stato solo più veloce oggi. Allora, Alberto, Lewis è stato solo più veloce. Effettivamente nella prima parte di gara, in gomma morbida o media, come viene definita, la Ferrari era più veloce, perché abbiamo poi delle dichiarazioni di Hamilton che dice: io non potevo spingere perché avevo paura di andare a blisterare. Quindi una Ferrari che ha saputo gestire molto bene la prima parte di gara, che ha ribaltato quelle che potevano essere le aspettative. Su una pista difficile, con curvone d'ampio raggio, la Ferrari è andata molto bene gestendo il deterioramento gomme, che era il suo problema più grosso a partire da Portimao e poi accentuato sulla gara di Francia. Ha ribaltato il pronostico, anche lo stesso pronostico emesso da Maranello alla vigilia della gara, perché era stato abbastanza catastrofico. E il bello o il brutto, a seconda dei casi, di questa stagione è un po' endemico di questa Ferrari, è proprio questa sensibilità particolare alla gomma, per cui c'è una mescola con la quale effettivamente la macchina va molto bene, che di solito è la mescola intermedia, che può essere una volta, a seconda dei casi, C2 o C3, comunque in questo caso mi sembra che fosse la C2 su pista dura. Sì. C'è stata un'ottima capacità di risposta sicuramente alle caratteristiche della pista. Credo che a vantaggio di Leclerc, che pure ha fatto una gara stupenda, lui e tutta la squadra, vada anche il fatto che ci fossero queste coperture Pirelli con la spalla un po' più robusta, e quindi forse hanno aiutato a ridurre la deformazione in un circuito che ha tanta accelerazione laterale. Credo che abbia aiutato Leclerc il fatto, meglio si è aiutato, di correre in aria libera, perché quando era davanti a tutti sicuramente ha fatto molta meno fatica di quanto ne ha fatta Sainz, che pure non è un pilota da sminuire, però è comunque un ottimo risultato. Come dicevamo l'altra volta, il problema è sempre capire perché vai forte quando vai forte, perché non vai forte quando vai piano. Hai anticipato un tema interessante. Prima di entrare nel mondo Mercedes, Petronas, con Andrea Dolfi, con Umberto Zappelloni, anticipati due temi. Ferrari va bene perché ci sono le coperture con la spalla più rigida al posteriore, o perché, o magari insieme al fatto che con la Sprint Race si sono fatte meno prove libere il venerdì, quindi tutti sono arrivati un po' meno preparati alla gara 1 e poi al Gran Premio. Ah, da Maranello ci raccontano di aver lavorato bene anche al simulatore dopo il Gran Premio di Francia, di aver aumentato la loro comprensione delle gomme, e questo sicuramente
è vero, perché nelle gare successive abbiamo avuto dei miglioramenti della Ferrari. Va detto che la Ferrari solitamente soffriva molto sulle gomme anteriori, qui le Pirelli nuove erano soltanto per le posteriori. La temperatura molto alta può sicuramente avere influito anche quello, e poi, come raccontava giustamente Alberto, il fatto che Leclerc abbia fatto quasi tutta la gara in aria libera ha sicuramente aiutato a non avere il degrado sulle gomme anteriori, a non avere blistering sulle gomme anteriori. Perché lo abbiamo visto non soltanto con Sainz, l'abbiamo visto anche con le McLaren, che hanno sofferto molto e sono state meno performanti di altre piste. Quindi sicuramente questo era un fattore che ha inciso e continua a incidere molto sulle Formula 1 di questa stagione. Tanto è vero che abbiamo visto che Hamilton ha azzardato tutto al pronti via, perché se poi fosse rimasto dietro a Verstappen probabilmente non l'avrebbe più passato, come era capitato il giorno prima. Di questo ne parliamo. Domanda, hai anticipato un tema molto interessante, Alberto, ovvero sia il discorso dell'aria libera. Hamilton questa volta ha corso comunque a stretto contatto con Leclerc, e questo vuol dire su una pista dove si viaggia per il 76-77% del tempo in gas completamente aperto, surriscaldare ulteriormente le meccaniche. Petronas, Andrea Dolfi, come viene protetto il power unit della Mercedes con i prodotti Petronas per cercare di ammortizzare anche situazioni di stress termico così importanti e impattanti sui motori? Certo, il thermal management, la gestione termica delle parti meccaniche, ma non solo, pensiamo anche all'unità di recupero energetica, alle batterie stesse, che devono essere raffreddate da un fluido particolare, un fluido in cui sono immersi i moduli batteria. Questo è importante e può dare anche, avere un vantaggio, un edge, da un punto di vista del raffreddamento dà sicuramente anche un vantaggio aerodinamico. Pensiamo soltanto che nel momento in cui noi abbiamo un fluido che performa meglio da un punto di vista dello scambio e della dissipazione del calore, questo può risolversi tradursi immediatamente in una riduzione della superficie radiante. Quindi, avendo un radiatore più stretto, si può ambire a costruire una macchina con una linea diversa e quindi avere subito dei guadagni aerodinamici importanti. Chiaramente, e infatti questi sono stati poi questo vantaggio si è poi esaltato, si è reso visibile proprio anche con l'ultimo step di evoluzione che è stato portato, quindi una Mercedes che è riuscita per la prima volta in stagione ad essere più veloce sui rettilinei rispetto alla Red Bull Honda, quindi un vantaggio importante. Ne parleremo subito dopo, adesso un po' di tecnica con noi nel nostro servizio tecnico di Race Analysis relativo a Ferrari, lo step di evoluzione che ha fatto, tutto in linea, tutto perfetto, ma soprattutto un assetto che è stato ottimizzato per una pista killer per le gomme, dove la Ferrari ha fatto veramente un salto di qualità. Ferrari stupisce a Silverstone con un passo gara che, in gomma media, tiene a distanza Mercedes, storicamente imprendibile sul suo circuito di casa. Con gomme medie siamo stati velocissimi, con le dure ci è mancato un po' di passo su Mercedes, ma complessivamente siamo stati molto più competitivi del solito. Ferrari è protagonista di un salto di competitività inatteso su un circuito severo per il deterioramento pneumatici. L'arrivo delle nuove gomme posteriori Pirelli più rigide rappresenta un potenziale elemento di supporto proprio su un tracciato che impone potenti sollecitazioni e variazioni di carico sulle coperture. La maggiore consistenza della carcassa risolve parte dei problemi di alleggerimento del consumo carburante in gara, riducendo la sensibilità al trasferimento di carico che, in curva, mette in crisi il retrotreno. Fattore che lascia più margine di azione ai tecnici nella regolazione della sospensione posteriore. Riducendo la variabile elastica con pneumatici più rigidi, è migliorato il controllo sulle reazioni del telaio, del carico aerodinamico e della trazione differenziale in fase di accelerazione. Le sinergie tra nuove gomme e regolazioni sospensione sono risultate determinanti per correggere l'energia trasferita dal telaio alle gomme, che ha migliorato deterioramento e stabilità termica. Nella prima fase di gara la SF21 di Leclerc ha addirittura evidenziato un margine di vantaggio su Mercedes grazie ad un eccellente utilizzo delle mescole più morbide.
I nostri dati GPS indicano che Hamilton stava gestendo le gomme più morbide perché era preoccupato del blistering su quel tipo di mescola. Leclerc e Sainz, due gare completamente diverse, sembra quasi che avessero due monoposto differenti, ma di fatto non è così. Come ha anticipato Alberto, Leclerc ha avuto la possibilità di andare subito in testa al comando, quindi viaggiare in aria libera, tutto un altro paio di maniche diverso per Sainz, che ha dovuto combattere in mezzo alla scia per risalire e guadagnarsi le posizioni. Elisa. Sì, hai detto bene Fabiano, hai anticipato un po' questo argomento. Effettivamente Leclerc ha avuto la possibilità, ha sfruttato anche un po' quanto è accaduto durante la sprint race, perché così è partito effettivamente con le gomme gialle che si sono poi rivelate a Silverstone le migliori. È così che Leclerc è riuscito subito a scappare via. Lo sappiamo poi cosa è accaduto con l'incidente di Verstappen e la possibilità per il monegasco di andare così in testa. Una grandissima prova per lui, difficoltà per Sainz. Sainz ha poi detto anche al termine della gara che in realtà gli è sembrato di avere proprio una vettura piacevole da guidare, però ha commentato il pit stop un pochettino lungo e ha anche detto che effettivamente ha avuto qualche problema perché è rimasto nel gruppo, sicuramente non ha avuto la possibilità come Leclerc di passare avanti e di riuscire a migliorare la propria posizione. Comunque un sesto posto per lui e quindi la Ferrari sorride perché dei punti li ha portati a casa. Allora, una Ferrari che ha indubbiamente è forse stata la sorpresa vera del Gran Premio, perché certo c'è stata, come abbiamo anticipato, la monoposto 2022, ne parleremo nella seconda parte, la sprint race il sabato, quindi grandi innovazioni di forma della gara, ma la Ferrari ha fatto un salto di qualità. Umberto, quali potrebbero essere le aspettative su un circuito più familiar come l'Ungheria, quindi curve più lente, sempre molto caldo, ma dove la Ferrari storicamente è andata sempre bene? Sai, l'Ungheria era visto come il circuito di questa estate in cui la Ferrari avrebbe dovuto andare meglio, ma qui a Silverstone abbiamo visto la miglior Ferrari dell'anno. Se togliamo Monte Carlo, dove Leclerc fosse partito probabilmente avrebbe vinto la gara, qui abbiamo avuto una Ferrari competitiva davanti a tutti fino ad un giro e mezzo dalla fine. Certo, con le mescole del secondo pit stop la Ferrari ha patito molto, perché Hamilton ha recuperato un secondo a giro praticamente e ne aveva decisamente di più. La Ferrari ha sofferto molto il cambio di mescole. In Ungheria in teoria dovremmo avere una Ferrari ancora vicina a McLaren, a Mercedes e a Red Bull, però sai, fino adesso quando ci si aspettava una Ferrari in forma l'abbiamo vista un po' meno in forma. Quando ci si aspettava una Ferrari al limite del doppiaggio come qui in Inghilterra, abbiamo visto una Ferrari davanti a tutti. Quindi le cose non stanno andando esattamente come le prevedevano a Maranello, stanno andando certe volte meglio e certe volte peggio. Il lavoro che verrà fatto sul simulatore da qui all'Ungheria probabilmente potrà dare qualche indicazione in più. Sicuramente è una pista dove dovremo avere una Ferrari più competitiva. Abbiamo avuto probabilmente un cambio di mentalità dopo i due cittadini, Monte Carlo Baku, due pole position, poi grandi problemi in gara, accentuati addirittura il Gran Premio di Francia con deterioramento delle coperture. Binotto dice dobbiamo lavorare di più sulla gara, ma sembra quasi che oggi venga sacrificata la qualifica, la prestazione sul giro secco per andare forte in passo gara, avere una più consistenza di coperture. Questa strada è stata imboccata e ha dato dei risultati che abbiamo visto a Silverstone formidabili, eccezionali, Alberto. Sì, devo anche dire che proprio Binotto dopo la gara ha commentato quanto sia importante partire davanti, perché comunque hai meno traffico e quindi i vantaggi che vediamo. Purtroppo la coperta è corta, nel senso che sicuramente la Ferrari ha sorpreso rispetto alle aspettative, credo che non sia ancora in condizione di vincere con le proprie forze, quindi in certe circostanze però sì, però rispetto a Monaco dove c'era stato un grosso errore, questa volta è stata una bella gestione. È difficile, in Ungheria ti tenderei a dire privilegi la qualifica perché è difficile poi sorpassare, anche se quest'anno veramente dei sorpassi ne stiamo vedendo anche in punti imprevisti, quanto era imprevisto, come diceva Umberto, la prestazione della Rossa. Allora, prima di passare al pianeta Mercedes e quindi all'intervista post-gara molto interessante di Lewis Hamilton, una valutazione o forse una specifica in più di Andrea Dolfi. Cosa si riesce a fare gara per gara in funzione del layout, delle temperature, a livello di lubrificanti, fluidi e carburanti per dare una mano al team per ottimizzare la prestazione? Quindi cosa cambia
sia lato vostro, da Silverstone, dove comunque siete andati forte, pole vittoria, all'Ungheria, dove bisogna replicare questo risultato per cercare di rimanere in game sul mondiale. Chiaramente nelle stagioni passate c'era un certo dinamismo anche per quanto riguardava sia i fluidi funzionali, in particolare i lubrificanti e i carburanti, che il setting e la mappatura dell'auto. Chiaramente adesso post-Covid, con le nuove regole, diciamo i fluidi per la stagione sono diventati delle stelle fisse. Quindi una grossa conoscenza del motore, una grossa conoscenza delle performance, dei contributi dovuti al fluido, e quindi tutta l'ottimizzazione ruota intorno a questi due aspetti. Chiaramente facendo sempre da padrone non solo le performance ma anche l'aspetto della durabilità, perché se non si arriva in fondo alla gara non ci sono punti. Quindi Lewis Hamilton, come promesso, dichiarazione post gara dove parla della sua prestazione, il ritorno alla vittoria, vince nella gara di casa, ma soprattutto fa anche dichiarazioni interessanti, importanti, che commenteremo poi in studio insieme a Elisa sull'incidente che lo ha visto coinvolto nella curva 6 subito al primo giro. È stato travolgente, una gara durissima con un lavoro di squadra eccezionale, non sarebbe stato possibile senza il team. Sapevo di dover essere aggressivo con Max per superarlo, ma sono sicuro di avergli lasciato spazio. Quando ci siamo toccati ero abbastanza frustrato, perché sapevo di avere la penalità, ma ho dato tutto per la squadra e per i tifosi. Vedremo dove arriveremo. Io non mi arrenderò mai. Allora, è sempre difficile per noi in studio, per i commissari federali, cercare di capire quello che è realmente successo in pista. Probabilmente bisogna fare una valutazione che va oltre quelle che sono le regole. Hamilton e Verstappen si sono mandati dei messaggi puramente psicologici. Il 7 volte campione del mondo non vuol farsi mettere in piedi in testa da Verstappen, velocissimo, competitivo, ma forse fin troppo aggressivo. Il segnale che è stato dato da Hamilton a Verstappen è che all'esterno tu non mi passi, ci hai provato, sei uscito a 2,90, ma non succederà più. Quindi fare delle valutazioni poi molto difficili da parte dei commissari, ecco, ha portato a comminare una sanzione di 10 secondi sul pilota inglese. Elisa, la tua personale valutazione? Allora, si è parlato tantissimo di questo incidente. Personalmente un campione come Hamilton secondo me poteva evitare quanto è accaduto, però è difficile quando si è in gara effettivamente. Hamilton doveva, secondo me, vincere nella sua testa in Gran Bretagna. Lui doveva vincere in Inghilterra di fronte al suo pubblico, e diciamo che nel momento in cui ha visto che Verstappen, è stato bellissimo il duello iniziale da ricordare, nel momento in cui ha visto Verstappen che lo stava effettivamente passando di nuovo, c'è stato quel piccolo tocco che poi è stato a quelle velocità davvero micidiale. Quindi diciamo che io mi sarei aspettato forse una reazione diversa da parte di Hamilton, però ci può stare. Un piccolo tocco, ma che di fatto è stato, come dicevamo, probabilmente un segnale, uno scambio tramite etere di a livello psicologico, proprio per ristabilire l'ordine, il vecchio contro il giovane, un po' come succedeva tra Senna e Prost e prima ancora. La tua valutazione su quello che è successo? Ecco, tu, Umberto, hai citato Senna e Prost, era stato tirato in ballo l'incidente famoso di Suzuka del 1990, però la differenza è enorme, perché là Senna puntò Prost, lo confessò l'anno dopo, per buttarlo fuori appositamente, volontariamente, per vendicarsi di quello che era capitato alla chicane l'anno prima. Questa volta mi sento di escludere che Hamilton lo abbia fatto apposta. Hamilton ci ha provato, si è infilato perché sapeva che doveva passare Verstappen subito. La gara prima, la mini race del sabato, aveva dimostrato che o lo passava subito o poi non ci sarebbe più riuscito. E contava che Max pensasse al mondiale, pensasse a salvare più punti possibili. Invece Max ha tenuto giù, ha chiuso, sentendo dei piloti. Oggi ho sentito Alesi, domani ci sarà un'intervista sul giornale, lui mi dice: guarda, se tu ti vedi all'interno di Cops un altro, sai che se chiudi vai a sbattere sicuramente, per cui devi avere la lucidità che ha avuto Leclerc nel giro finale di allargare e farlo passare. Però qui abbiamo di fronte due maschi alfa, due piloti che non mollerebbero mai, mai e mai. Alberto, è Hamilton che ci ha provato a tenere dentro l'interno o Verstappen che ha provato a forzare un sorpasso all'esterno? Due le cose, perché
Tutti e due avevano, come dicevamo prima, interesse a passare al primo giro, anche per il discorso che facevamo prima dell'aria libera, quindi voleva dire, è un po' come Singapore paradossalmente. Premesso che io sto con Ricciardo e con Leclerc quando dicono incidente di gara, anche se so che non è la visione completa. Capisco il punto di vista della FIA, perché quando c'è un mondiale in ballo, allora penalizzi il pilota che attacca in quel momento. Però dovremo ripensare a tutto, e quando si parlerà delle macchine 2022 il discorso tornerà in ballo, perché macchine concepite per avere più sorpassi. Io mi ricordo di quando a COP si scalava la marcia per andare dentro e era impensabile passare a COP perché nessuno ci provava, perché era da suicidio oltre che da folli. Cioè, per tanti anni il sorpasso è stato in staccata dove c'erano le frenate, adesso passi anche dove non freni, passi anche all'esterno, vedi Austria dove c'è tanto uso del DRS. Mi ha colpito molto il delta di velocità che c'era fra Hamilton e Verstappen in quel momento, perché 11 km all'ora, stando a quello che ho visto in televisione, in un momento in cui il DRS ancora non si apre, perché siamo al primo giro, quindi tutti hanno il flap chiuso, sono veramente tanti, quindi avrà preso una scia potente, forse Verstappen ha rallentato un po' prima quando ha dovuto difendersi dall'attacco. Comunque era un fatto che secondo me ci induce a ripensare a tutto il modo di correre. Io personalmente ti dico, a questo punto è una provocazione, ovvio, ma congelerei le macchine 2022, perché mi sembra che queste di spettacolo ne diano abbastanza. Sì. Ne parleremo delle macchine 2022, intanto quadro tecnico, servizio tecnico della Mercedes W12 che ha vinto in questo Gran Premio, una Mercedes W12 che ha portato l'ultimo step di evoluzione previsto nella stagione 2021, e quindi vediamo cosa è arrivato di nuovo e soprattutto cosa ha permesso alla Mercedes di fare il salto di qualità e riprendersi da Paul, che da diversi Gran Premi ormai era appannaggio di Red Bull. Hamilton vince sul circuito di casa, chiude il gap su Verstappen e all'incidente di gara al primo giro fa la voce grossa. Non sono d'accordo con la penalità inflitta. La accetto e non mi voglio lamentare. Ognuno avrà un'opinione diversa sull'incidente tra me e Max, ma non mi importa. Sta di fatto che la Mercedes di Silverstone è molto diversa dalla W12 vista nelle ultime gare, messa alle corde dalla Red Bull. Pole position e più alte velocità sui rettilinei misurano un miglioramento tecnico netto ed evidente che riaccende la corsa al titolo. I problemi di carico e guidabilità della Mercedes di inizio stagione sono riconducibili all'assetto rake troppo basso della W12. Il telaio radente la pista rende la monoposto estremamente sensibile alle variazioni della portata d'aria che scorre nelle sezioni laterali del fondo. Il rollio in curva inclina la cassa veicolo, limita il passaggio dei flussi e scarica l'estrattore di energia deportante, compromettendo il potenziale dell'effetto suolo. Per ripristinare la stabilità aerodinamica e garantire un campo di depressione costante in rettilineo, come in curva, si è modificato l'assetto vettura agendo sulla sospensione anteriore. L'architettura a tre ammortizzatori e barre separate ha permesso di intervenire in modo selettivo. La regolazione del sistema antirollio, più rigida, riduce il coricamento vettura in curva, ma assicura comunque un ottimo livello di elasticità della sospensione in beccheggio e in combinato. Un set sospensione che, a Silverstone, ha reso più progressivo il comportamento del telaio in curva. Inoltre, la nuova aerodinamica inferiore è configurata per convogliare più aria nel sottovettura, spingerla nel fondo ed estrarla con la massima energia, potenziando l'effetto suolo, caratteristiche che hanno promosso un salto di qualità della W12 nei curvoni ad ampio raggio di Silverstone. Nel servizio tecnico che abbiamo visto per valutare quelli che sono stati gli elementi modificati, ottimizzati e migliorati da parte di Mercedes in quest'ultimo pacchetto evolutivo, abbiamo visto tanti componenti come le sospensioni, l'idroguida, dove Petronas è comunque guidata dal team per cercare di ottimizzare le prestazioni di ogni singola area della monoposto. Quali sono le indicazioni che AMG Mercedes vi dà per cercare di avere i prodotti ad hoc che gli servono per ottenere una buona performance della vettura? Ma le indicazioni sono le più svariate. Noi lavoriamo gomito a gomito con il team di HPP soprattutto, dove viene costruito e ingegnerizzato il motore da quasi 10 anni, quindi ci conosciamo, sappiamo quali sono le aree di performance e le aree di criticità.
Certo è che con le nuove regole, come dicevo prima, si poteva affrontare un discorso di estrema customizzazione dei fluidi durante la stagione. C'era stata una stagione in cui si pensava per esempio a un carburante ad hoc per il Gran Premio del Messico, essendo che l'altitudine è 2300 metri, chiaramente c'è un livello di ossigeno più scarso, quindi siamo, con le nuove regole ci stiamo muovendo su un livello di dinamicità dei fluidi minore, che però li irrobustisce all'inizio, quindi c'è tantissimo ricerca. In questo momento stiamo lavorando molto per il post 2022, quindi stiamo già proiettandosi verso il 2025, che sarà un traguardo chiave da un punto di vista di innovazione e di approccio per quanto riguarda la Formula 1. Ma la sfida tecnica, ne parleremo poi nella seconda parte, sono i carburanti, che già dal prossimo anno avranno il 10% di materiale biocombustibile, quindi questo vorrà dire tanto lavoro per i fornitori come Petronas di carburante, ma in sinergia, in stretta sinergia con i costruttori di motori. Umberto, Mercedes porta l'ultimo pacchetto di evoluzione, dopodiché ci si affida al simulatore per cercare di ottimizzare l'assetto pista a pista, quindi cercando di riassumere, di estrarre il massimo potenziale dalla W12 per cercare di competere fino all'ultima gara per il mondiale piloti e costruttori. Beh, qui abbiamo visto comunque un passo avanti importante, perché in qualifica, se consideriamo la qualifica ancora quella che noi abbiamo sempre considerato la qualifica, cioè quella del venerdì, Lewis Hamilton è riuscito a stare davanti a Max Verstappen, non gli capitava da parecchi Gran Premi, quindi sulla velocità di punta la Mercedes è riuscita a dare a Hamilton un pacchetto importante che lui a Silverstone ha messo in pista nel migliore dei modi. Per cui quando ci raccontavano che la Mercedes non aveva più tanto da investire sulla vettura di quest'anno, perché ormai stava già pensando all'anno 21, invece abbiamo visto che qualcosa è arrivato, perché a questo mondiale ci tengono Toto Wolff e Hamilton, così come Chris Horner e Max Verstappen, quindi ne vedremo ancora qualche piccolo ritocco sicuramente, non vedremo le rivoluzioni degli anni scorsi, ma qualche ritocco, visto la posta in palio, ci sarà sicuramente. Agganciandomi velocemente a quello che diceva prima Alberto, riferendosi alla Ferrari, se posso rivelare un piccolo segreto della Mercedes, è i margini di gestione. Ci sono dei team che hanno dei margini di gestione, diciamo, abbastanza ricchi, mentre altri sono sempre, diciamo, sul filo. Molto interessante, perché questo dà proprio la misura, lo scenario tecnico che esiste all'interno di AMG Mercedes, che ha permesso in maniera continua e seriale di poter raccogliere successi per 7 anni consecutivi. E la differenza in quest'ultima parte di campionato, in fase di messa a punto e sviluppo vettura, la può fare l'esperienza di Lewis Hamilton su Max Verstappen? Ma intanto vorrei sapere come sarà il campionato, perché sul calendario di certezze al momento ne abbiamo poche. Perché è chiaro che se porti Max Verstappen in Messico non ce n'è per nessuno, ma se in Messico non si va, diciamo che è già una cosa a suo sfavore. Io credo che in questo momento lo possa soltanto perdere la Red Bull più che Max, cioè con l'affidabilità, con problemi che possono comunque insorgere. L'esperienza di Hamilton è un valore aggiunto, però parliamo di Verstappen, che ormai mi sembra da 7 anni, quindi anche lui con la Formula 1 credo che ormai ne sappia tutto. Mi è piaciuto il paragone, la titolazione dei due maschi alfa, comunque a un certo punto diventerà anche un duello veramente di volontà e di cose. Questo secondo me è bellissimo per la Formula 1. E infatti secondo me l'incidente che abbiamo visto al primo giro in curva 6 è proprio motivato dalla voglia di dominare, di non farsi prevaricare, quindi sicuramente un challenge mentale tra due piloti molto forti, un vincente seriale che è Lewis Hamilton e chi sta crescendo, Max Verstappen, la voglia di vincere. Pronti per la seconda parte, perché parleremo e vedremo il 3D della nuova monoposto 2022 in esclusiva e soprattutto parleremo della nuova Sprint Race. Race Analysis, seconda parte, parliamo un po' di quello che ha rappresentato il Gran Premio di Gran Bretagna, la gara di Silverstone, non soltanto per quello che
concerne tutti gli aspetti prettamente sportivi, il duello in pista, lo straordinario risultato di Ferrari, il ritorno di Lewis Hamilton a vincere, ma ha debuttato la Sprint Race, che è sicuramente l'innovazione di format dei Gran Premi di Formula 1, che per 70 anni sono stati cadenzati dal Gran Premio lungo la domenica e le qualifiche il sabato. Peraltro è un'idea che era stata già presentata a metà degli anni 80, ma poi comunque tralasciata e bocciata. La tua impressione, Elisa, su questa mini gara del sabato? Ricordiamo che sono 100 km da percorrere senza pit stop, quindi bisogna spingere sull'acceleratore. Le vetture, tra l'altro, non hanno il pieno di carburante, quindi c'è molto più velocità. Ma la tua impressione personale, ti è piaciuta o no? La mia impressione, diciamo che mi è piaciuta, devo dire la verità, non male. L'unica cosa, secondo me, i punti si potrebbero dare anche a qualche altro pilota, non solo ai primi tre, perché sennò è ovvio che è più facile vedere avanti magari una Red Bull, una Mercedes, volendo anche una McLaren, visto come comunque sta andando bene, e qualche punticino in più lo darei anche a quelli che arrivano dopo. Allora, partiamo subito con il nostro quadro tecnico per capire come si sviluppa la Sprint Race. Ci sarà anche probabilmente un leggero cambio di format nei prossimi due appuntamenti. Poi ritorniamo in studio con i nostri ospiti, analizziamo tutto quello che è il nuovo modello di gara della Formula 1. La Formula 1 inaugura la Sprint Race a Silverstone, proprio dove 71 anni fa ebbe luogo il primo Gran Premio. Siamo di fronte ad una rivoluzione nel format di gara, con qualifiche il venerdì, sabato gara sprint da 100 km e Gran Premio la domenica. Un nuovo modello di corsa che verrà replicato in altri due eventi, nonostante pareri non condivisi a partire dal presidente FIA, Jean Todt. Guai a chiamarla gara. Quella è solo la domenica e la Formula 1 non ha bisogno della Sprint Race. Sono felice e soddisfatto perché il nuovo format di gara ha visto i team uniti e propositivi in un progetto migliorativo per la Formula 1. Di fronte ai cambiamenti la Formula 1 si è sempre divisa e non sorprende che questo avvenga anche con la Sprint Race, proprio per i contenuti di forte rivoluzione che stravolgono la gara, l'evento e un modello di Gran Premio consolidato che si ripete da 70 anni. Rispetto a un Gran Premio di 305 km, la Sprint Race è di soli 100 km, il che riduce anche la durata della corsa che, da un massimo di 2 ore, scende a meno di 30 minuti. Cambia format, ma non modello di gara. Qualifiche Q1, Q2 e Q3 il venerdì pomeriggio. Sabato Sprint Race, che determina la griglia di partenza del Gran Premio per la domenica. Anche il sabato punti mondiali. 3 al vincitore, 2 al secondo e 1 per il terzo posto, ma niente bonus per il giro veloce, che rimane solo la domenica. Libera scelta della mescola di partenza nella Sprint Race. Nessun obbligo di pit stop e libertà nell'utilizzo delle gomme anche per il Gran Premio. Una rivoluzione epocale nei Gran Premi, pensata per invertire la tendenza che vede scendere gli ascolti TV, ma che non è stata accolta in modo unanime da tutti i piloti. Che cos'è la Sprint Race? In realtà non è soltanto l'aggiunta della mini gara del sabato, è un radicale cambio di format molto sottile che Liberty Media ha voluto portare in Formula 1 per trasformare quello che è un evento di tre giorni con la sola attenzione alla domenica alle 3 del pomeriggio, quando c'è la gara vera e propria, ad un weekend di motorsport dove le qualifiche sono state anticipate al venerdì ma messe all'ora di cena, quando c'è l'ascolto mediatico più alto. La gara corta del sabato serve a dare importanza al weekend e non far decadere la curva degli ascolti, e poi la gara della domenica. Quindi è stata trasformata una gara di un solo giorno in un evento mediatico che si spalma su tre giornate a vantaggio degli ascolti e a vantaggio appunto dei brand che investono sulla Formula 1. La tua valutazione, Umberto? Ma l'esperimento secondo me è promosso, ma va rivisto in qualcosa, perché io considero che bisognerebbe dare ancora importanza alla pole position del venerdì, cioè la pole position deve rimanere quella del giro più veloce
con serbatoi pieni, con le gomme con le gomme più morbide a tua disposizione. Invece adesso viene considerato in pole position l'uomo che vince la sprint qualifying o sprint race, che dir si voglia. Ecco, se considerassimo in pole position l'uomo più veloce del venerdì, poi considerassimo invece la sprint race, la sprint del sabato, come i primi 100 km di una gara di 400 km che viene interrotta da una bandiera rossa dopo i primi 100 km e poi prosegue il giorno dopo, ma forse potrebbe avere un senso. Ha ragione Elisa, non solo punti ai primi tre ma ai primi sei, perché magari stimoli qualcuno di quelli che sono nelle retrovie a dare un po' più di battaglia, perché sennò alla fine sabato noi abbiamo visto battaglia al primo giro e poi soltanto un grandissimo Alonso che ha recuperato un sacco di posizioni e chi le ha perse come Perez o come Sainz, perché sennò dagli altri sono rimasti più o meno dove erano. Quindi qualche correttivo c'è, perché come dicevi tu l'importante è alzare il livello di attenzione al venerdì, che prima aveva due ore di prove libere che interessavano proprio soltanto agli addetti ai lavori e a qualche ingegnere. Adesso hai le qualifiche al venerdì e poi spalmi durante il weekend. Allora, tutto un po' di adrenalina. Un esperimento mediatico, Umberto, che comunque costa in termini tecnici il chilometraggio in un clima, Andrea, di motori congelati, blindati, soltanto tre motori all'anno, vuol dire esporre il motore ad uno stress di tempo notevolmente più alto. Quindi è possibile intervenire, ripensare a qualche soluzione a difesa dell'affidabilità del motore a livello proprio di lubrificanti, carburanti, fluidi? Come dicevo prima, con i vecchi regolamenti, nelle vecchie stagioni si poteva intervenire in questo senso e la nostra ambizione era sempre quella di portare un upgrade da un punto di vista del carburante e dell'olio motore a ogni upgrade della power unit, della parte chiaramente del motore a combustione. Con le nuove regole questo non è possibile e ci stimola a osare di più sotto un certo senso. Andrea, il discorso che facevi prima molto interessante del margine può rientrare in un discorso di tre volte all'anno in quest'anno, in questa prima stagione di sprint race, quindi 100 km secchi in più che i team si trovano a dover affrontare, quindi avere più margine aiuta il pilota e il team a gestire al meglio la gara? Sì, comunque Mercedes e HPP vengono da diciamo una tradizione da un punto di vista della durabilità, un track record come si dice in inglese abbastanza invidiabile. Raramente abbiamo visto dei problemi meccanici sia in fase pre-race che durante la gara, quindi diciamo avere il margine è un bel vantaggio. Sicuramente l'hardware Mercedes è un hardware che ha dimostrato di avere molto molto margine da un punto di vista sia delle performance ma anche della affidabilità. E per quanto riguarda i piloti che si ritrovano a dover affrontare una gara da 100 km, quindi tirata, una sessione di qualifiche moltiplicata per 100 km, quindi per in questo caso erano 17 giri, cosa cambia nella mentalità del pilota, Alberto? Per qualche briefing in meno probabilmente e qualche si diverte un po' di più in pista. Io mi sono un po' meravigliato in positivo che non sia saltata qualche frizione, perché c'è stata una partenza al sabato con la sprint race e due la domenica, perché con la bandiera rossa, con la vecchia GP2 restava giù metà della griglia secondo me comunque, ma io penso che per il pilota sia positivo. Alla fine si adatteranno tutti, credo, anche se questo formato verrà duplicato a Monza e poi chissà, forse in Brasile, ammesso che in Brasile ci si vada veramente, che al momento non mi sembra una scelta molto, molto razionale. Credo che, come diceva Umberto, come dicevate un po' tutti, tutto questo sia stato fatto a salvaguardia del venerdì, che è un giorno che, se ci ricordiamo bene, tutti quanti volevano segare una volta per compattare il weekend. Invece si cerca di salvarlo, quindi non puoi offrire lo stesso spettacolo due sessioni di qualifica il venerdì e il sabato, perché mi ricordo, ahimè, nei primi anni 90, quando c'erano appunto due sessioni. La somma dei tempi, certo. Quella è stata nel 2004, sì. Tentativi ne sono stati fatti. E i piloti, appunto, come visto che parliamo di piloti, dopo un po' dicevano: ma perché noi andiamo in pista di venerdì? Facciamo il giro veloce. Sappiamo benissimo che il sabato, se non piove, migliorano tutti. E quindi, con qualche felice eccezione, mi ricordo in Portogallo 94 con la pole di Berger, praticamente il venerdì era già un giorno sprecato. E se dai a un pilota un motivo di interesse, lui secondo me ti ringrazia e basta. Sono
Quindi parliamo anche di prospettive, di piloti che hanno voglia di correre, di misurarsi, ma soprattutto di fare challenge con nuove tecnologie. A Silverstone è stata presentata da FIA e da Liberty Media la nuova monoposto 2022, che rappresenta una vera e propria rivoluzione tecnologica. Le gomme da 18 pollici, che sono un miglioramento epocale per una Formula 1 che aveva i gommoni da 13 pollici da decine e decine di anni, bene, sembra quasi niente se si aggiunge l'effetto suolo, quindi il ritorno ad una tecnologia conosciuta negli anni 70 e primissimi anni 80, che viene rivisitata senza le minigonne. Un concept vettura che a questo punto riporta telaio aerodinamica al centro della progettazione vettura e sposta il power unit, che dal 2014 è diventato il fulcro della sviluppo delle vetture di Formula 1. Quindi avremo un cambio molto importante. Race Analysis ha voluto rappresentare in 3D in maniera esclusiva, primi su tutti, la nuova monoposto 2022 nelle sue caratteristiche tecniche, ma soprattutto per capire poi in studio con noi, i nostri ospiti, quello che è il perimetro di lavoro dei team e degli ingegneri. A Silverstone, FIA ha presentato il modello in scala naturale della monoposto 2022. Con questo innovativo concept abbiamo introdotto vetture in grado di lottare tra di loro e creare battaglie avvincenti tra i piloti, per ridare alla Formula 1 lo spettacolo che merita. Effetto suolo e gomme ribassate riassumono la filosofia della prossima generazione di Formula 1, che impone una semplificazione aerodinamica e più grip meccanico dai pneumatici, per ridurre sensibilità alla scia che rende difficili i sorpassi. I principi generali dell'effetto suolo proposti nella monoposto 2022 sono diversi rispetto al passato. Rimane il profilo ad ala rovesciata che si sviluppa, ieri come oggi, al lato abitacolo, ma sono scomparse le pericolose minigonne che sigillavano le vetture, generando una spinta monumentale. La nuova configurazione pance prevede uno scivolo che produce un corridoio pneumatico ad alta pressione che sbarra il fondo ed assicura un elevato effetto suolo. Per alimentare il sottovettura, i cassoni laterali hanno funzione di aspiratori. Per evitare sensibilità aerodinamica alla scia, muso con ridotto sbalzo e convogliatori sulle ruote anteriori riducono le turbolenze, rendono i flussi più puliti e lineari, stabilizzando la portata d'aria diretta nel fondo. Le monoposto 2022 sono progettate per ridurre le attuali difficoltà dei piloti nel seguire l'avversario in curva a brevi distanze, una condizione che inevitabilmente vuol dire fare un passo indietro sulle prestazioni assolute. Un salto generazionale l'abbiamo visto dal punto di vista aerodinamico, certamente con l'effetto suolo, delle gomme ne abbiamo parlato precedentemente. Con Andrea iniziamo a cercare di capire quale sarà il margine di lavoro a fianco dei motoristi per ottimizzare le nuove aerodinamiche delle vetture 2022. Chiaramente la fa da padrone in maniera prepotente ancora la gestione termica, perché comunque con queste nuove macchine ci sarà una riorganizzazione interna di alcuni componenti, specialmente le parti radianti, da un punto di vista di posizionamento, quindi questa è una cosa chiave. Poi, come anticipavi prima, ci sarà anche l'avvento del nuovo carburante con il 10% di componente bio, che è una componente bio che è già presente anche nel carburante utilizzato fino ad adesso, con una quantità massima del 5,75%, però, passami il termine, è un po' un componente da boutique. Quello che l'interesse della FIA è quello di riportare lo sport su termini di sostenibilità, sia da un punto di vista ambientale ma anche di costi. Quindi eliminare questo componente da boutique e far ridare al ruolo alla Formula 1 di essere ad apripista su nuove tecnologie. Sicuramente lo spostarsi verso carburanti sostenibili da un punto di vista delle emissioni. Lavorerete quindi fianco a fianco con, nel vostro caso, HPP, proprio per cercare di ridurre tutto ciò che è lo stress termico, quindi dare una forma diversa alle pance, più aerodinamica. Alberto, rapidamente, cosa cambia con queste macchine a effetto suolo che perdono il 10% del carico in termini di pura tecnica di guida rispetto a quelle attuali?
Dunque, vedremo quanto conta questo effetto suolo senza sigillo meccanico, perché sicuramente i flickers così non è che facciano come facevano le vecchie minigonne. La macchina è più pesante e questo cambia e il pilota lo sentirà. Le masse non sospese sono anche più pesanti, perché parliamo appunto di ruote, di sia che c'è quello che tocca a terra. Non credo che i piloti le troveranno entusiasmanti all'inizio, poi magari si abitueranno, perché pensiamo alla rivoluzione del 2014. Per quanto concerne i sorpassi mi sono già espresso. Io credo che il sorpasso debba essere difficile e con questa generazione di macchine, che è un po' quella del 2017, secondo me è stata la migliore, la più azzeccata concettualmente. Dal punto di vista estetico si poteva fare un lavoro un po' sul muso. Di quello ne parliamo dopo, però con Umberto voglio cercare di capire, visto che conosci tutte le dinamiche dei top team, Mercedes, Red Bull e Ferrari, chi arriverà pronto a questa rivoluzione tecnologica, quindi a presentare una macchina vincente alla prima gara del 2022, quindi un challenge molto importante a livello di concept e sviluppo. Ah, guarda, io credo che non dovremmo aspettarci delle rivoluzioni, i team, sono i tre top team sono sempre quelli, ci aggiungerei la McLaren che sta lavorando molto bene. Non credo che possano arrivare da altri team delle sorprese di macchine vincenti come è stata la Brown, la GP Brown e le Honda di Ross Brown. Saranno macchine, presumo, diverse da questa show car che abbiamo visto a Silverstone, anche se non eccessivamente diverse, perché ci sono dei paletti molto rigidi, non c'è molta possibilità di intervento per gli aerodinamici. Quello che non possiamo dire oggi è se veramente saranno macchine che agevoleranno i sorpassi come è nelle intenzioni della FIA. Adesso nessuno lo può dire, parlavo ieri sera in conferenza con Binotto da Silverstone e lui diceva adesso non possiamo assicurare che queste macchine garantiranno più sorpassi. L'obiettivo è quello, ma non è detto che sia così. Il peso della macchina molto superiore può essere sarà all'inizio un vero problema per i piloti. Allora, si parla di una riduzione importante, però ripeto, sulla carta, il GFD, quindi dell'effetto scia, quello che disturba i piloti in termini di perdita di carico, che queste vetture dal 45% dovrebbero portarlo a meno del 10%, il disturbo aerodinamico, la perdita di carico. Questo sulla carta dovrebbe favorire i sorpassi. Elisa, vedremo magari un campionato più avvincente dove il pilota potrà fare la differenza nel corpo a corpo. Sì, questo è molto importante e sicuramente è un dato che, se effettivamente verrà rilevato, perché bisognerà, come ha detto anche Umberto, vedere proprio effettivamente le auto in pista, se porteranno quindi ad agevolare queste nuove vetture i sorpassi, sarà sicuramente un dato accattivante per insomma il prossimo anno, per rendere proprio più accattivante la Formula 1 in generale, quindi è importante sicuramente. Abbiamo anticipato alcuni temi, motori, biocarburanti di stagione 2022, ma in Austria c'è stata la riunione dei costruttori di motori, alla quale ha partecipato, oltre a Renault, Ferrari, Honda e Mercedes, anche un piccolo gruppo di rappresentanti Audi, Porsche, che sono interessati e incuriositi ai nuovi regolamenti motori 2025, che saranno modificati, cambiati per cercare di ridurre i costi e quindi allinearsi con un budget cap sempre più pesante e stringente. Servizio e contributo tecnico sui nuovi motori 2025. I costruttori, riuniti in Austria, hanno iniziato a tracciare le prime linee guida sui Power Unit 2025. Partendo da un foglio bianco, la Formula 1 ha oggi una opportunità unica nel poter indirizzare le future scelte tecniche delle case automobilistiche. FIA, Commissione Tecnica e costruttori sono partiti con la totale libertà nel ripensare gli attuali motori ibridi che oggi hanno costi non più sostenibili in un contesto di budget cap. I costi del Power Unit sono proibitivi. Questo aspetto non è stato considerato nel 2012 e penso che adesso ci sia una fantastica opportunità per ripensare il propulsore dei prossimi 10 anni. I Power Unit 2025 confermano l'ibrido e potenziano la componente elettrica a supporto del motore termico, un processo che però trasforma il Power Unit per come lo conosciamo. L'MGUK rimane, ma viene ripensato per aumentare l'energia prodotta dalla rigenerazione infrenata e la potenza che, dagli attuali 163 cavalli, dovrebbe raggiungere i 250. Cicli di carica e scarica più intensi non richiedono una batteria con maggiore amperaggio per immagazzinare più energia.
in quanto l'MGUH sul turbocompressore è destinato ad essere eliminato, riducendo il principale fornitore di energia del motore ibrido. Una scelta legata alla riduzione dei costi, ad una semplificazione dello schema elettrico e a migliorare il sound attraverso un più alto regime di rotazione. Dobbiamo trovare la migliore soluzione per la Formula 1, sia in termini di prodotto che di costi, per soddisfare tutte le parti attualmente coinvolte e quelle che potrebbero entrare. Certamente ci saranno molti interessi in gioco, non solo tecnici ma anche commerciali, perché comunque Red Bull con la nuova divisione motori a poco importa la ricaduta sul prodotto, il transfer tecnologico, di più interessa ad un eventuale Audi Porsche che deve usare la Formula 1 come vetrina tecnologica. Andrea, comunque c'è una filosofia, un cambiamento in atto per i motori 2025 radicale. Diciamo che la Power Unit evolverà ulteriormente in base a tre impulsi principali. Il primo, come dicevi tu Fabiano, la Formula 1 deve recuperare ancora di più e fare da protagonista da un punto di vista dell'innovazione tecnologica. Poi il secondo aspetto è la sostenibilità dei costi e il terzo aspetto è la sostenibilità ambientale in termini di emissioni. Quindi questi tre aspetti di fatto andranno a essere la guida tecnica per sviluppare i nuovi Power Unit. Alberto, Power Unit che verranno rivisti cambieranno e sicuramente richiederanno quindi degli interventi a livello di tecnologie molto importanti. Quanto oggi Red Bull da sola come divisione motori autonoma è in grado di fronteggiare costruttori come Renault, Ferrari e quindi gruppo Fiat, piuttosto che tutta la parte di Mercedes stessa che possono avere dei centri di ricerca e sviluppo molto potenti. In 30 secondi perché poi verrò fucilato. È una sfida enorme e secondo me faranno il possibile per congelare un po' lo status quo, per non cambiare troppo, perché avere dietro un grande costruttore sicuramente non è come farsi tutto in casa, però bisogna muoversi perché il 2025 in termini tecnici è non dopodomani, è ieri l'altro. Ottimo, allora ringraziamo tutti i nostri ospiti che ci hanno seguito, a partire proprio da Umberto Zappelloni, sempre voi, con noi, che rivedremo poi anche nella prossima puntata post Austria. Ungheria. Andrea Dolfi di Petronas, Alberto Antonini e Elisa Donatini. Grazie.